I movimenti peristaltici della grande pancia Rai lo abbiamo visto con la manovra economica che il Parlamento si appresta oggi ad approvare alla Camera dei Deputati. Il governo attuale della Repubblica Italiana, dopo un tira e molla con l'Europa, ha partorito un disegno che nelle prossime ore diverrà legge, un disegno che è certamente un pochino cambiato rispetto all'idea originale, ma che nella sostanza viene fermamente difeso dall'attuale maggioranza politica. L'idea di essere padroni a casa propria è certamente l'impegno di base su cui si fonda questo governo e le concessioni all'Europa degli ultimi tempi sono state viste non molto bene da una parte dell'elettorato di questa maggioranza, che secondo gli ultimi sondaggi ha perso un po' di consenso. Una certa idea di sovranismo Lega e 5 Stelle hanno voluto inserirla anche nelle ultime nomine alla RAI, portando alla televisione pubblica alcuni rappresentanti vidi, per esempio il presidente Marcello Foa, che fanno di questa convinzione un loro credo. Ma la televisione, soprattutto quella generalista, deve già essere per forza di cose sovranista. Deve cioè raccogliere gli umori della maggioranza della gente, renderla in qualche modo protagonista, magari intercettarli prima degli altri quei bisogni e trasferirli su di essa, semplicemente per raccogliere quanti più telespettatori possibili. In questo Rai 1 e Canale 5 sono le televisioni più sovraniste perché la loro vocazione è quella di fare il pieno di pubblico. Canale 5, soprattutto con Maria De Filippi che è l'elemento certamente più sovranista di Mediaset, lo deve fare per necessità commerciali, non avendo un canone, mentre Rai 1 lo deve fare perché senza la sua raccolta pubblicitaria farebbe fallire la Rai, che con il solo canone non riuscirebbe a vivere. In tutto questo scenario sarebbe in corso una corsa, scusate il gioco di parole, verso un modellamento sempre più marcato ad una televisione, chiamiamola così, sovranista. Si starebbe cioè pensando di farcire il palinsesto televisivo, con elementi che vadano a dare al telespettatore la sensazione di avere in mano il piccolo schermo. Certamente, come abbiamo avuto modo di ricordare, in Rai la televisione sovranista o se preferite più pop è Rai 1. Dall'editto di Enrico Manca a Pippo Baudo in poi su Rai 1 è il pop che comanda, sempre mischiato ovviamente ad una piccola dose alta che la deve differenziare da una televisione commerciale nuda e pura. Da Rai 2, con l'arrivo di Carlo Freccero, sembra si voglia percorrere questa medesima strada, rendere cioè la seconda rete non una semplice alternativa alla prima, ma in qualche modo affiancarla al primo canale, arrivando ad intercettare alcuni umori del grande pubblico Rai magari sfuggiti a Rai 1, cucinandoli con il forno a microonde rispetto alla cottura tradizionale usata dalla prima rete. Mi viene in mente l'operazione a bocca aperta di Gianfranco Funari avviata da Giovanni Minoli proprio nella seconda rete negli anni 80, che andava esattamente verso questa direzione. Attenzione però a non arrivare alla cannibalizzazione del pubblico fra i due canali maggiori della televisione di Stato, cosa che renderebbe più debole Rai 1. La prima rete è la vera cassaforte della Rai, ogni punto perso di share vuol dire circa 13 milioni di euro in meno in pubblicità e porterebbe Rai 2 in un territorio inesplorato. Del ciclo in Rai c'è già una TV sovranista ed è Rai 1.